credo che Boeri nel suo ruolo deve dire quello che pensa, se si mette a dire altre cose non fa più il suo ruolo secondo me. Ma comunque ci sono, l'economia è fatta così, ci sono diversi punti di vista, io ho il mio punto di vista, altri ne hanno altri. Credo che però, visto l'aumento degli spread, credo che ci sia giusto preoccuparsi un po' di quello che possa succedere ai conti pubblici. Si parla di rincari di 800 milioni di euro, ma possiamo permetterceli? Allora, noi abbiamo calcolato che se lo spread rimane intorno a 300, diciamo questo livello, l'aumento della spesa per interessi rispetto a quello che era stato previsto in aprile, all'ultimo, al DEF precedente, diciamo, è di 6 miliardi. E poi questo aumenta nel tempo. Adesso stiamo calcolando quanto sarebbe l'effetto sul 2020 e forse faremo oggi non ce la facciamo, domani faremo una piccola nota per spiegare il 2020. Per il 2019 l'aumento dello spread che c'è stato da metà aprile ad adesso, se si rimane ai 300 punti base, costa 6 miliardi, che sono parecchi soldi. Non c'è niente di discontinuo, cioè ovviamente più aumenta lo spread, più le banche vedono eroso il loro capitale e quindi aumenta il rischio anche per le banche. Adesso si parla di soglia di 400, però insomma è una cosa continua, lo spread va su, più succede qualcosa all'economia, non soltanto alle banche. No, io oggi parlo di altre cose, parlo della crescita, dei problemi della crescita, cosa bisognerebbe fare per far tornare a crescere l'Italia, tenendo conto che usare la leva pubblica, dei soldi pubblici, è difficile farlo perché abbiamo un debito pubblico più elevato. Teniamo conto, questo non voglio stare a fare io, figuriamoci, il difensore di questo governo, però questo governo ha ereditato un debito pubblico molto elevato dal passato. Purtroppo, tenendo conto di questo debito pubblico, ci sono cose che secondo me noi non possiamo permetterci di fare. Allora, per crescere di più e guadagnare produttività, competitività, dobbiamo cercare di fare cose. Riduzione della burocrazia, che è un costo principale per le imprese. Cerchiamo di rendere la giustizia civile più veloce, così in Italia i contratti commerciali hanno un valore, la gente viene a investire più volentieri in Italia. Riduciamo l'evasione fiscale, questo ci dà risorse per abbassare le tasse a chi le tasse già le paga. Sono tutte queste cose di cui parla. La corruzione, ecco, una cosa credo che questo governo ha intenzionato a fare, c'è stato questo disegno di legge sulla corruzione. Io sono d'accordo che si faccia una lotta più aspra alla corruzione, compreso inasprendo le pene. Secondo me sono queste le cose che occorrerebbe fare. E purtroppo andare a usare più spesa pubblica, e se ci sono delle priorità di spesa, queste vanno coperte con maggiore tassazione. No, io l'ho detto, insomma, ho un'idea economica diversa, poi uno può scegliere una teoria economica diversa. Secondo me un paese con un debito così alto non può pensare che la spesa pubblica, che la domanda interna sia il motore per la crescita. Dobbiamo, secondo me, cercare di guadagnare competitività e usare la domanda estera, l'esportazione come canale per la nostra crescita, che è un po' nel nostro DNA, siamo un paese esportatore. Negli ultimi 20 anni non siamo più stati un paese esportatore, la crescita delle esportazioni negli ultimi 20 anni in Italia è stata più bassa, è stata meno della metà del tasso di crescita in Germania, più bassa di quella della Francia, più bassa di quella della Spagna. Dobbiamo ricominciare a esportare, per farlo dobbiamo eliminare tutti questi intralci burocratici che sono un costo, tutte queste cose di cui ho parlato prima, e cercare di recuperare competitività e produttività. Adesso questa cosa che il numero di posti di lavoro è fisso vuol dire rinunciare alla crescita, perché se il numero di posti di lavoro è fisso vuol dire che l'economia è incapace di creare posti di lavoro. E questo bisogna riprendere crescita aumentando i posti di lavoro che sono disponibili.